Benissimo, a questo punto passerei senza indugio il microfono a Sandra Migliore della Biblioteca di Economia e Marketing dell'Università di Torino, la quale ci illustrerà anche i progetti in corso e a venire o realizzati anche da parte di un intreccio di biblioteche pubbliche, private, pubbliche, universitarie e in corso o realizzate. Grazie mille Massimo Belotti per l'invito, ringrazio anche le colleghe che mi hanno preceduta perché hanno dato tutta la cornice teorica di riferimento della problematica. Il mio intervento invece sarà più di carattere esperienziale perché vorrei condividere con voi alcune iniziative che sono state condotte sul territorio tra il 2015 e il 2016 in collaborazione tra l'Università degli Studi di Torino, biblioteche civiche del Comune di Torino e anche alcune scuole del territorio, in particolare con la collaborazione di Torino Rete Libri, che è una rete attiva di biblioteche scolastiche che coinvolge un numero sempre crescente di istituti primari, secondari di primo grado, secondari di secondo grado, che è stato un interlocutore veramente privilegiato per portare avanti tutta una serie di iniziative. Come Università degli Studi di Torino e Comune di Torino, noi abbiamo in via di completamento un progetto triennale che terminerà alla fine dell'anno di integrazione e potenziamento dei servizi bibliotecari sul territorio. Questo progetto aveva quattro linee strategiche, una delle quali riguardava appunto l'information literacy. Con i colleghi referenti del progetto per quanto riguarda l'università, Franco Bungaro, Annalisa Recuperati, Viviana Mandrile, e per quanto riguarda il comune, il gruppo dei colleghi sfrutto della Civica Centrale, Cecilia Cognini, Patrizia Bonino, Luca Vittonetto, abbiamo messo a punto un progetto di laboratori da condurre direttamente nelle scuole. Ci siamo ispirati al manuale per la didattica della ricerca documentale di Piero e Laura, che è stato un po' lo strumento che ci ha aiutato da un punto di vista teorico a costruire la nostra proposta. Questi laboratori erano strutturati in tre incontri di 2 ore ciascuno da condurre presso delle quinte di scuole che hanno aderito tramite la mediazione di Torino Rete Libri. Incontri nei quali intendevamo dare un po' di fondamenti riguardo al mondo dell'informazione, alle peculiarità del mondo dell'informazione, qualche informazione su come funziona Google, su come funziona Wikipedia, sul concetto di autorevolezza delle fonti, la differenza tra un catalogo e una bibliografia, insomma quelle che sono un po' le basi anche delle problematiche, per poi andare negli incontri successivi a calare un po' nel concreto la metodologia della ricerca documentale anche attraverso la presentazione degli strumenti, quindi gli OPAC, ma anche i servizi che da un lato le biblioteche civiche e dall'altro l'Università di Torino hanno e possono mettere a disposizione nel territorio, con la possibilità per gli studenti di venire a fare un quarto incontro presso le biblioteche dell'università focalizzato proprio sulle ricerche specifiche delle singole tesine di maturità. Abbiamo fatto questa prima esperienza presso 2 licei, il liceo Juvarra di Venaria con una classe quinta, il liceo di scienze applicate e una classe quinta del liceo scientifico Cattaneo. I laboratori sono andati molto bene, i ragazzi hanno manifestato grandissima partecipazione, interesse e finanche entusiasmo, cioè proprio gli si è aperto un mondo di cui non avevano la minima consapevolezza, perché come tutti, insomma anche tutti i report ce lo confermano, l'80% delle ricerche vengono svolte anche da noi all'università affidandosi esclusivamente al motore di ricerca generalista, ignorando da un lato la complessità del mondo dell'informazione e dall'altro la ricchezza di strumenti a disposizione. Quindi abbiamo trovato che c'è stata una grossa risposta da parte dei ragazzi e anche da parte dei loro insegnanti. Però ci siamo anche accorti subito, allora nelle scuole andavamo Annalisa Recuperati, Luca Vittonetto ed io, e
facendo un po' di verifica ci siamo resi conto che il problema più grosso che i ragazzi hanno riguarda la identificazione e formulazione del quesito di ricerca. I ragazzi non hanno bisogno che gli si spieghi più di tanto come funziona un Discovery Tool, perché lo intuiscono, riescono a intuire anche come si scarica un ebook da Media Library online, intuiscono come si utilizza un OPAC per fare una ricerca di tipo semantico, mentre invece sono in grossa difficoltà sull'identificazione e costruzione di un quesito di ricerca, perché partono o da temi troppo generalisti che non sanno calare nel particolare, o da temi troppo specifici che non sanno astrarre in categorie un pochino più elevate. Quindi nel terzo laboratorio che siamo andati a fare abbiamo deciso di staccarci un po' dalle tesine di maturità e quindi abbiamo scelto una classe quarta invece di una classe quinta e abbiamo lavorato di più sul metodo, quindi abbiamo costruito insieme ai ragazzi, abbiamo seguito in maniera più diciamo ravvicinata la metodologia proposta dal volume di Piero e insieme alla classe abbiamo identificato un argomento, abbiamo letto delle fonti, fatto dell'analisi terminologica, costruito il quesito di ricerca, identificato le tipologie di documenti all'interno delle quali si poteva trovare un'informazione, no? Perché poi c'è anche questa difficoltà, cioè che il ragazzo non sa quali sono i documenti che gli possono restituire delle informazioni, è talmente abituato a confrontarsi unicamente col web che deve recuperare veramente il concetto della voce di enciclopedia, dell'articolo specialistico, dell'articolo invece su una rivista divulgativa, della collana, della monografia, eccetera. Cioè è tutto molto molto opaco per lo studente oggi, che è abituato a affidarsi soltanto alla rete. Un elemento interessante su questa esperienza è che da un lato ha intanto consolidato una fiducia tra i bibliotecari dell'università e i bibliotecari della pubblica lettura, perché abbiamo potuto veramente crescere insieme, programmare, verificare e cercare anche di capire in che direzione può essere portata avanti un'attività che ha incontrato un notevole interesse. Dall'altro ci ha aperto un contatto con le scuole. Sapete che gli insegnanti non sempre sono degli interlocutori semplici per i bibliotecari, mentre in questo caso devo dire che gli insegnanti hanno manifestato un interesse notevole nei confronti dell'attività di information literacy. Ci sono pervenute delle richieste di andare a formare interi collegi docenti o di replicare in tutte le classi della scuola in dimensioni di aula magna con tutte le quinte della scuola eccetera, questo tipo di esperienza. Naturalmente si pongono dei problemi grossi di sostenibilità di queste iniziative, no? Perché poi la dimensione che ha funzionato meglio è la dimensione laboratoriale del piccolo numero, della classe. Con la classe possiamo costruire il metodo, il concetto, il quesito di ricerca. Con l'aula magna no, è più un trasferimento che può comunque essere utile, ma non è esattamente quello di cui c'è bisogno forse. Parallelamente anche la IB, che lavora per gruppi, da qualche anno lavora in Piemonte per gruppi di progetto, all'interno di un gruppo sulla integrazione dei servizi, un sottogruppo si è occupato di information literacy, perché noi abbiamo nel manifesto delle biblioteche del Piemonte il proclama dell'importanza dell'information literacy per il suo valore strategico, economico, sociale, eccetera, però di fatto come associazione non avevamo fino a questo momento ragionato in concreto su come procedere in questa direzione. E grazie ad Antonella Biscetti, che è un'insegnante della scuola primaria, referente di Torino Rete Libri, che ci ha proposto di fare un concorso riservato alle scuole per la produzione di un video tutorial. Abbiamo fatto un bando diffuso tramite l'ufficio scolastico regionale, l'abbiamo proposto a tutte le scuole della regione, perché i ragazzi ragionassero un po' su questo tema. C'era un allegato tecnico che dava delle indicazioni su come doveva essere un po' il percorso proposto all'interno del video tutorial e lo scopo era proprio un po' quello di far arrivare l'information literacy nelle scuole e di far emergere eventuali bisogni. Questo bando
Poi chi di voi era alla giornata delle biblioteche del Piemonte a febbraio sa che abbiamo premiato in quell'occasione la classe vincitrice. In realtà, da un punto di vista, diciamo, immediato, l'esito è stato piuttosto sconfortante, perché abbiamo ricevuto soltanto 3 lavori e tra l'altro non di grande qualità, no? E quindi abbiamo scelto in quella sede quello che maggiormente rispecchiava i requisiti tecnici e il percorso della ricerca documentale. Però invece l'esito straordinario che questa iniziativa ha avuto è stato quello di far emergere una richiesta di formazione sul tema da parte degli insegnanti, perché siamo stati contattati da gruppi di insegnanti che ci hanno detto: noi non siamo stati in grado di supportare i nostri studenti nella creazione di un video perché non abbiamo mica capito cos'è questa information literacy, non sappiamo come strutturare un'attività. E quindi, sempre per il tramite di Torino Rete Libri, è arrivata dagli insegnanti una richiesta di essere formati su questi temi. Nel mese di marzo abbiamo fatto 2 laboratori di information literacy con gli insegnanti, sono venuti oltre una 30 di insegnanti. Inizialmente volevamo solo insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado, poi ce n'erano di primo grado che volevano venire a tutti i costi, quindi abbiamo preso, insomma, volentieri anche le loro iscrizioni. E anche questo laboratorio è andato molto bene, nel senso che ha confermato che c'è un grosso bisogno di lavorare insieme su questi temi, perché gli insegnanti oggi sono da un lato in difficoltà rispetto all'evolvere delle tecnologie e del mondo dell'informazione, dall'altro non ci dobbiamo dimenticare il fatto che in Italia non abbiamo le biblioteche scolastiche, quindi gli insegnanti non hanno nessuno che li supporti nel loro lavoro quotidiano. Questa è una realtà drammatica ma importante, no? È uscito venerdì il bando per le biblioteche scolastiche, un bando previsto dal Piano Nazionale della Scuola Digitale. Adesso ci sono dei finanziamenti cospicui, per modo di dire, 5 milioni di euro per le biblioteche scolastiche, fino a un massimo di 10.000 euro per 500 scuole. Leggevo il bando questa mattina, si fa riferimento all'information literacy, è un passo avanti perché nella buona scuola non se ne parlava, però non si fa riferimento al bibliotecario scolastico, che comunque continua a non essere una figura prevista in ruolo all'interno dell'Italia, unico paese dell'Unione Europea, dove le biblioteche scolastiche, se ci sono e se sono aperte, sono affidate a insegnanti che per ragioni diverse non sono più in classe. Quindi c'è proprio un grosso buco, un buco che dobbiamo in qualche modo, come biblioteche dell'università e come biblioteche di pubblica lettura, cercare di collaborare a colmare. Tutto questo che vi ho raccontato molto sommariamente fa parte di una sperimentazione per cercare di capire in che direzione possiamo andare e riuscire a sostenere di andare, no? Dal momento che è evidente che non sono i bibliotecari che possono andare in tutte le classi di Torino e Piemonte per formare, ma bisogna individuare delle linee strategiche che siano anche di lungo periodo, che ci consentano di cooperare, perché in realtà ci dovrebbe essere un accompagnamento che parte dalla scuola primaria e a ogni passaggio della carriera scolastica, fino ad arrivare alla formazione permanente degli adulti, dovrebbe essere dato quello che serve in quella fase. Cioè, anche noi all'università facciamo, nella biblioteca di cui io mi occupo, l'anno scorso ho formato circa 300 studenti alla vigilia della laurea magistrale, partendo sempre dalla differenza tra fonte primaria e secondaria, e allora e poi sempre il messaggio è: ma queste cose me le dovevate dire prima, mi sarebbe servito saperle prima. Ma prima quanto? Te le dico alla triennale? No, me le dovevi dire prima. Te le dico alla tesina di maturità? Me le dovevi dire prima. Allora cominciamo a capire quali sono i concetti che vanno detti alla scuola primaria, secondaria, eccetera, perché non possiamo riversare a ragazzi che sono alla vigilia, diciamo, del mondo del lavoro questa quantità di informazioni tutta insieme, no? Che poi anche le università hanno cominciato a farlo da poco, non è che... E quindi come possiamo proseguire? Alcune idee sono, adesso noi come AIB abbiamo deciso di concentrarci, intanto faremo una seconda edizione di questo bando, e se ci potete aiutare a diffonderlo con
le scuole con cui lavorate, vediamo se magari riusciamo ad avere un tutorial un po' più spendibile anche poi a livello tecnico e grafico. Faremo un laboratorio di information literacy per gli insegnanti delle scuole di primo grado, costruendo proprio un tipo di laboratorio, un format che loro possano utilizzare con le loro classi, perché questo è il tipo di richiesta che ci è arrivata da loro. E poi ci vorremmo concentrare su il predisporre un ambiente formativo che possa essere fruito direttamente dagli insegnanti, quindi un ambiente formativo, dobbiamo ancora studiarlo, dove poter andare a caricare dei video, delle lezioni, dei quiz, delle cose un po' come fanno alcune università americane, in modo tale che l'insegnante sappia, non potendo ricevere un supporto diretto capillare, l'insegnante abbia degli strumenti per fare delle cose, delle esercitazioni, delle esperienze con le sue classi. Un'altra possibilità è quella di utilizzare l'alternanza scuola-lavoro per cercare di diffondere un pochino di più questo tipo di competenze, perché con l'alternanza scuola-lavoro effettivamente gli studenti, io ad esempio alla Biblioteca di Economia e Management quest'anno ho una cinquantina di studenti che vengono da 3 scuole di Torino. Con una di queste scuole abbiamo ragionato nell'ottica di formarli perché poi, sempre in regime di alternanza, l'anno prossimo gestiscano degli sportelli di informazione tra pari presso la scuola, quindi si formino e restituiscano ai loro agli studenti, insomma, della scuola questo tipo di competenze. E quindi, insomma, è sicuramente molto faticoso perché si emerge un bisogno notevole, è un'attività estremamente gratificante ma anche molto molto onerosa, no? Che si va ad aggiungere a tante altre attività che già conduciamo, però io credo che comunque in qualche modo, almeno qua a Torino, abbiamo gettato un sassolino in uno stagno di acqua che era veramente ferma da tempo, e con un po' di creatività, molta collaborazione, molta fiducia reciproca, qualcosa porteremo avanti. Grazie a Sandra Migliore della Biblioteca di Economia e Management, non Marketing, come ho detto prima, essendo il marketing solo una parte, una piccola parte del management. E è molto interessante questa prospettiva e questa proiezione nei confronti della scuola, che non è peraltro estranea, anzi è uno dei nuclei fondanti anche dell'attività che svolge la LUC di Castellanza, qui rappresentante del suo direttore. Il più volte evocato Piero Cavaleri, così come più volte evocato è stato il suo libro, faccio un po' di marketing, anzi di pubblicità, di questo libro che credo chi lo ha letto l'ha valutato estremamente interessante e importante, che si inserisce nel filone più generale dell'information literacy, cioè il manuale per la didattica della ricerca documentale. Do quindi la parola a Piero. Sì, io cercherò di non annoiarmi su quello che abbiamo fatto, perché negli ultimi 10 anni avremo fatto una cinquantina di corsi in università e qualche centinaio in giro per le scuole, per le biblioteche civiche, cioè l'esperienza l'abbiamo accumulata, prima l'ha riversata Laura 5 anni fa nel libro sull'information literacy, e poi la parte pratica l'abbiamo cercata di raccontare l'anno scorso con il manuale. Perché secondo me, non vi parlerò di questa esperienza, perché secondo me siamo arrivati a un punto in cui è necessario anche riflettere su quello fatto. Naturalmente ognuno ha le sue condizioni, il suo, la sua esperienza, e quindi se sei all'inizio l'importante è fare. Quando sei arrivato ad accumulare una certa esperienza è fondamentale anche fermarsi, guardare e cercare di capire, soprattutto perché la prima cosa fondamentale da capire è che noi agiamo in un determinato contesto culturale
organizzativo e scolastico. Cioè noi agiamo in Italia, non negli Stati Uniti, non in Gran Bretagna, non in Svezia. Cioè i problemi che si incontrano nel fare information literacy in Italia non sono gli stessi che vengono a essere rappresentati nei modelli che noi leggiamo sulla letteratura internazionale. Quindi io ho individuato tre livelli di problemi su cui riflettere. Il primo livello, c'è un livello teoretico, proprio su che cos'è l'informazione. Noi dobbiamo riflettere bene su quando usiamo questa parola, perché è una parola che è diventata un ombrello che comprende di tutto, di più, e come tutti questi concetti ombrello rischiano di diventare dei opachi, cioè non si sa di che cosa parliamo. Quindi capire che cosa può fare il bibliotecario e non tutto l'insieme del sistema educativo. Cioè è chiaro che la literacy di base potrà capitare che la fa una biblioteca, ci mancherebbe altro, ma la deve fare la scuola elementare, perché se tutti vogliamo fare tutto non facciamo più nulla. Cioè il bibliotecario ha una sua specializzazione, è uno specialista, non è né un impiegato che organizza qualunque cosa, anche se le biblioteche certe volte si comportano in questo modo, né un generalista. Cioè noi abbiamo un sapere, e quando il bibliotecario si propone come in grado di formare, quindi di educare un pubblico, non c'è niente da fare, deve basarsi sul proprio sapere specifico, specialistico, quindi su un concetto di informazione che non sia quello dell'informatico alla Shannon o alla von Neumann, ma un proprio concetto di informazione che, per quanto mi riguarda, nelle mie riflessioni identifico fondamentalmente con documentarsi, non informarsi. Cioè per il bibliotecario il passaggio all'informazione avviene attraverso un contenitore che ha delle sue caratteristiche che oggi sono praticamente sconosciute ai nostri utenti. L'utente non è che non sa solo elaborare informazione, non riconosce il contenitore dove c'è l'informazione, e lì secondo me dobbiamo fare molto per riflettere, per capire, per scrivere, per avere un quadro chiaro di qual è l'oggetto di ciò che noi andiamo a spiegare e su che cosa andiamo a formare i nostri utenti. Questo oggetto chiaramente non ha dei confini definiti, ma è fondamentale che esista all'interno della professione un livello di analisi teoretica, cioè che in cui si rifletta fortemente su quali sono le cose che noi sappiamo e che quindi possiamo andare a insegnare, perché uno degli errori fondamentali è non sapere che cosa andiamo a insegnare, andare a insegnare senza sapere che cosa è l'oggetto della nostra attività formativa. Per prima cosa il formatore deve essere assolutamente formato e deve sapere perfettamente ciò di cui va a parlare. La cosa peggiore è andare a insegnare senza sapere ciò di cui si va a parlare. Quindi abbiamo bisogno da una parte di riflessione, analisi, ragionamento attorno all'oggetto, e poi di formazione dei bibliotecari. Cioè qui posso essere magari, tacciatemi pure un po' di presuntuoso, ma io ho trovato tantissimi bibliotecari che non hanno nemmeno idea della distinzione tra informazione, documento, contenitore, questo non è solo degli utenti, è già in primis nostro. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è renderci conto di questo nostro problema. Poi c'è un livello scientifico non teoretico, ma sulla prassi, cioè che cosa facciamo, come lo facciamo, per chi lo facciamo, come si svolgono questi processi educativi. Deve essere studiato, analizzato, le esperienze fatte devono diventare occasione di riflessione per capire ciò che funziona e ciò che non funziona. È chiaro che tutti coloro che l'hanno fatto ci sono arrivati attraverso dei percorsi esperienziali, cioè
Io l'ho fatto per appunto qualche centinaio di volte e ogni volta ho imparato quello che funzionava, quello che non funzionava, ma non è questo il modo per arrivarci. Cioè, se noi ogni cosa dovevamo impararla attraverso l'esperienza, dovremmo rimetterci migliaia di anni per imparare tutto quello che l'umanità ha imparato attraverso l'esperienza. Quindi è fondamentale che tutti i momenti formativi che abbiano un minimo di valore diano vita anche a riflessioni, analisi, ricerche per capire che cosa funziona, che cosa non funziona, con chi e perché. Questo è un sapere che dobbiamo accumulare, in questo caso non individualmente ma come professione. Se non riusciamo a elaborare questo livello come professione e come bibliotecari italiani, partiremo sempre da a zero. Quando io 2 anni fa ho proposto a Massimo di scrivere, guarda, abbiamo un libro in cui abbiamo tante esperienze dentro, in gran parte ci abbiamo anche riflettuto, ma è ancora non definitivo perché le esperienze continuano ad andare avanti, però secondo me è importante metterlo lì, perché se aspettiamo quando avremo capito tutto, il risultato è che nessuno lo userà mai quello che abbiamo capito. Quindi abbiamo bisogno di avviare percorsi di studio, di ricerca, e su questo purtroppo la nostra struttura universitaria non ci viene granché incontro, non ci sono ricercatori nelle università che si occupano di studiare questi fenomeni. Nelle scuole di biblioteconomia si parla quasi solo di catalogazione o di libro antico, si fanno ricerche sociologiche ma su temi che vengono dall'estero, e quindi alla fine lasciano pochissimo a chi deve agire poi concretamente qua. Cioè, l'elemento che faceva notare Sandra prima, quello che il problema fondamentale degli studenti che incontriamo sia a livello di scuole superiori che a livello di scuola di università è il fatto che non sanno formulare domande. Questo i colleghi anglosassoni non ce l'hanno. La scuola anglosassone va avanti per domande, cioè tu non superi l'esame dando solo le risposte ma prima trovando le domande. La nostra scuola non va avanti così, è diversa, e quindi noi non abbiamo utenti che ci fanno domande. Naturalmente se non ci fanno domande è molto difficile che poi trovino delle risposte, e questa dimensione è solo nostra, dobbiamo essere noi a svilupparla, perché è l'unico modo per che gli utenti ci percepiscano come coloro che sanno aiutarli quando devono rispondere a domande. Quindi questa per esempio è una caratteristica che non troveremo quasi mai nei manuali e nei libri che traduciamo dall'estero, perché per loro è dato per scontato che lo studente faccia domande. I nostri studenti non fanno domande, cioè all'università chi di voi fa corsi o sa benissimo che quando dici qualcuno c'ha una domanda si alzano tutti e se ne vanno e ti lasciano lì da solo senza domande. Quindi abbiamo bisogno di ricercare, di lavorare, di studiare come insegnare a fare domande. È la cosa più difficile, guardate, io lo sto cercando di capire da 5 anni e vi assicuro che è molto complicato convincere qualcuno che è abituato a dare risposte spesso e volentieri copiate a chi verrà valutato sul fatto che faccia delle domande. Livello finale, e abbiamo bisogno anche di confrontare il livello pratico. Quando organizziamo le cose dobbiamo comunicarle, dirle agli altri, metterle in comune, rivederle e arrivare a non dico uniformare quello che facciamo, perché insomma io sono sempre stato contro l'uniformità. Ognuno ha incontra delle esigenze diverse, ha di fronte a sé pubblici diversi, ha delle opportunità diverse, perché se l'università ti dà la possibilità di fare questa esperienza la cogli, se non te la dà la farai in un altro modo. Quindi l'uniformità non è l'obiettivo, però è importante che chi fa lo comunichi, documenti quello che ha fatto, dica quante persone hanno partecipato, chi
ha partecipato, e soprattutto quello dal punto di vista pratico che abbiamo bisogno di sapere è quali competenze i bibliotecari devono avere per fare queste cose. Cioè, dobbiamo riuscire dalle esperienze pratiche a tirar fuori che cosa è stato utile in questa esperienza della competenza di questo specifico bibliotecario, perché noi siamo di fronte a una realtà chiara da questo punto di vista. I bibliotecari non sanno fare queste cose, non perché manchino di intelligenza o manchino di cultura, ma perché non sono stati preparati a farli, non le fanno, e quindi non sappiamo che cosa è necessario che sappiano per poterle fare. La tentazione qual è? La tentazione è quella di dire: chiamo l'esperto da fuori, viene lui, mi fa il corso, io siamo. È una rovina. Questa è la strada peggiore che possiamo seguire. Cioè, questa attività esisterà in futuro se i bibliotecari delle singole biblioteche decideranno di farla. Cioè, la supplenza che può fare l'Università di Torino, che abbiamo fatto noi con centinaia di corsi in biblioteche civiche, è una supplenza. Devono essere i colleghi di quella biblioteca civica a capire che è il loro business, è la loro attività quella di formare i propri utenti su quel territorio, collaborando con le scuole e accettando anche dei limiti delle scuole. Le biblioteche scolastiche, se anche gli danno quattro soldi, l'anno 21 non glieli daranno più, in Italia sono una chimera oramai. Cioè, quando non hai un corpus di persone formato, non ricostruisci un sapere professionale in 5 minuti perché l'ha deciso il ministro. Cioè, i bibliotecari scolastici 30 anni fa esistevano, si poteva costruire qualcosa. Oggi sono degli singoli isolati, 25 in tutta Italia. Come fai da lì a ricostruire un insieme professionale? È praticamente impossibile. Noi abbiamo girato centinaia di scuole, quindi sono i bibliotecari delle singole biblioteche, nelle università quelli universitari, nelle città i bibliotecari delle biblioteche civiche, che devono fare questi corsi. Ma noi dobbiamo sapere che cosa funziona del loro sapere e che cosa invece va costruito di nuovo, cioè quali corsi dobbiamo fargli. L'unico modo per capirlo è: che cosa ti è mancato, che cosa ti ha aiutato ad aver successo in quel corso? Quindi è fondamentale tirar fuori dalla pratica delle conoscenze. L'ultimo aspetto che io voglio buttarvi lì è il problema delle fonti. Noi abbiamo un gigantesco problema di confronto con l'editoria, che non hanno i colleghi dei paesi di lingua inglese o dei paesi dove si parla l'inglese come lingua quasi veicolare, cioè gli svedesi, gli olandesi, perché loro possono pescare su un'editoria che ha un mercato mondiale, che continua a pubblicare opere di tutti i livelli e di tutti i tipi. Da noi questo è praticamente sparito in tantissimi campi. Cioè, noi non abbiamo più le opere di reference, non abbiamo più le opere di sintesi, che sono fondamentali per aiutare gli studenti a capire cosa devono fare. Cioè, uno non può partire dai testi primari o dai libri di testo, perché sono i due opposti. Cioè, troppo complessi i primi, metterli insieme, troppo banali i secondi, che riducono tutto al già detto. Ecco. Dobbiamo avviare, e oggi avrei sperato di trovare qui, visto che siamo al Salone del Libro, non solo colleghi ma anche l'altra metà del mondo, cioè chi produce, chi aiuta gli autori a produrre i documenti che servono per imparare a ricercare, che poi li pubblichino online, sulla carta, sulla pietra, scolpiti e disegnati le falde della Mole di Torino, non ci interessa, l'importante è che li producano. Se non esistono, non riusciamo a usarli. Quindi dobbiamo anche però essere consapevoli che un dialogo con loro vuol dire anche capire che noi come bibliotecari dobbiamo ricominciare a comprarle. Cioè, questo è fondamentale nel circuito delle biblioteche civiche. Io non sono tenero in questo, cioè quando vado in biblioteche civiche e hanno delle bellissime sale di consultazione e guardi praticamente
il 95% di quello che hanno lo hanno comprato 25 anni fa, da 25 anni in qua hanno comprato solo romanzi che buttano via. È chiaro che non puoi fare information literacy se non hai gli strumenti di base. Li vuoi comprare in elettronico? Va bene, però comprali. Cioè, non è il supporto, è il contenuto di cui abbiamo bisogno per poterlo far vedere agli discenti dei corsi di information literacy. Se non gli facciamo vedere null'altro di quello che c'è gratuito in rete, non speriamo di riuscire a convincerli che noi stiamo facendo qualcosa di più. Grazie. Bene, a questo punto direi che se qualcuno di voi ha delle domande, così non facciamo come diceva lui prima, che quando si chiede la domanda il pubblico si dilequa. Più che una domanda è una riflessione. Io sono Rachele Arena della Seconda Università del Sud di Napoli. Si sente? Ah, sì, la funzione. Allora. Sì, volevo fare delle riflessioni. Innanzitutto una cosa da chiarire è che l'information literacy è fondamentale per una valorizzazione delle biblioteche e del bibliotecario in un contesto universitario e territoriale. Per cui io, quando si parla di information literacy, non farei una differenza netta tra biblioteca universitaria e territoriale. Perché bisogna trovare dei temi che possono essere appunto la documentazione, ricerca bibliografica, capacità anche di usare, no, quelli che sono i servizi della biblioteca, insomma temi che devono essere trasversali, validi per tutte le biblioteche. Tra l'altro information literacy non la troviamo solo al centro nord come negli esempi che sono stati citati, perché anche la biblioteca di architettura della Seconda Università di Napoli nell'anno 2015 ha erogato 2 corsi di formazione di information literacy, anche learning, per cui anche in modalità blending, in verità alcune ore erano in presenza e altre online, erogate appunto da un bibliotecario, ero io quindi responsabile della biblioteca, e con riconoscimento di credito formativo, e quindi all'interno di un contesto universitario e anche territoriale questo credo che sia efficace. Tra l'altro c'è stata molta partecipazione non solo degli utenti della biblioteca ma proprio insomma del territorio, per cui abbiamo avuto anche cittadini che erano interessati ai temi che affrontavano questi corsi e quindi hanno partecipato, insomma. Abbiamo fatto anche dei questionari proprio di soddisfazione degli utenti, insomma abbiamo avuto un ottimo riscontro, per cui io credo che si debba continuare su questo terreno. Ma ci debba essere una collaborazione innanzitutto in tutta Italia, cioè non solamente che riguardi alcune regioni oppure alcuni ambiti, quindi università oppure insomma biblioteche pubbliche, anche perché anche quelle universitarie sono pubbliche, nel senso che in alcuni contesti, soprattutto nella periferia, no, italiana, le biblioteche universitarie devono anche supplire, no, la mancanza di una biblioteca pubblica, per cui hanno un ruolo che è ancora più fondamentale in quella città, insomma in quel contesto. C'è qualcun altro che vuol dire qualcosa, che vuole fare una domanda? Se no io direi che, ecco, a questo punto direi che non stiamo più a fare distinzioni tra pubblico e relatori, anzi risposte anche non solo al pubblico ma tra di voi, così. In questo caso posso rispondere come coordinatore del gruppo del lavoro biblioteca didattica della CRUI, cioè, 4 anni fa siamo riusciti con alcuni colleghi a convincere la commissione CRUI per le biblioteche a istituire un gruppo di lavoro biblioteca didattica che ha come suo
tema centrale è naturalmente l'information literacy come frame. Speriamo in questo triennio di arrivare a definire delle soglie di competenze per i docenti e per gli studenti italiani universitari e di farle approvare dalla commissione in modo da diffonderle in tutta. Ma non c'è dubbio che non è limitato al nord. Nel nostro gruppo di lavoro c'è una collega di Sassari, una di Palermo, uno di Bari, di Foggia, Bologna naturalmente, ci sono io, c'è la collega di Torino, quindi è un fenomeno che non ha assolutamente una limitazione territoriale, coinvolge tutte le regioni perché coinvolge tutti gli studenti. Cioè, ma questo è io non mi infilerei in un problema territoriale, perché i problemi si vivono dappertutto allo stesso modo. Chiaro, l'Università di Modena, dove hanno un progetto strutturato di Ateneo, è diciamo punto di riferimento. L'Università di Parma, che è a 40 km, non ha lo stesso livello e la stessa qualità. A Foggia fanno molti sforzi per, a Teramo no, quindi non è una questione di territorio, è una questione di arretratezza dell'università in generale, cioè le regole sono le stesse, la cultura dei docenti è più o meno la stessa, quindi di lavoro ne abbiamo tantissimo, ma non è l'arretratezza economica, è un sistema educativo che ha altri parametri di riferimento e un sistema di riferimento diverso. Noi abbiamo un sistema scolastico e un'università che è basata sulla ripetizione. Io ti do, adesso non più neanche il libro di testo, 60 slide, mi racconti quello che c'è sulle 60 slide, ti faccio fare un questionario risposta chiusa, così ci metto anche meno a correggerlo, questo è l'esame. È chiaro che superare questo modello è un problema molto importante per le biblioteche, perché in questo modello le biblioteche non ci stanno, non ci sono, cioè non è che abbiamo grandi alternative, se l'università continua a stare in quel modello lì, le biblioteche chiudono, punto e basta nelle università, cioè fra 5 anni, 10 anni capiranno che non serviamo niente, cioè se gli utenti non vengono più a prendere nessun libro, alla fine mancherà anche quell'indicatore che sono i prestiti e con quel modello formativo per fortuna c'è anche da parte dei docenti un processo di differenziazione rispetto a questo modello, sono loro i primi che piano piano capiscono che quel modello non funziona più, quindi noi dobbiamo innestarci su questo movimento. Dove, dappertutto, dove si riesce, e io onestamente non ho mai trovato che ci siano isole felici al nord e isole infelici al sud, cioè la realtà è generalmente infelice, poi ogni tanto si riesce a sfondare qualche piccolo muro, sapendo che non c'è nulla di garantito, cambia il rettore, ti tagliano l'erba sotto i piedi, però se questo è il motivo per cui ci fermiamo, allora siamo finiti. Sì, volevo dire, intanto l'Associazione Italiana Biblioteche ha al suo interno un gruppo di lavoro sull'information literacy che è piuttosto attivo e che è aperto all'interlocuzione con tutto il territorio. Tra i nostri progetti c'è, oltre alla traduzione che abbiamo fatto del documento, c'è l'elaborazione di un manifesto per l'information literacy che, diciamo così, dica alcune cose ai bibliotecari, che faccia advocacy all'interno della nostra stessa comunità per l'information literacy. E quindi, diciamo così, noi siamo un team di 5-6 persone, tra l'altro ad esempio Luigi Catalani a Matera, Tommaso Paiano nelle Marche e così via, che siamo effettivamente a disposizione, c'è il nostro email, ci potete contattare quando
volete possiamo lavorare insieme, però io volevo dire un'altra cosa che secondo me è particolarmente importante, cioè che l'information literacy è importante oltre che per tutte le cose che ha detto Antonio Cavaleri, che ha detto sì Cavaleri, che io sottoscrivo pienamente, anche perché fornisce empowerment. Che cosa significa fornisce empowerment? Cioè dà alle persone che hanno assunto una competenza informativa la possibilità di esprimersi in maniera competente all'interno della propria comunità, che può essere una comunità accademica, che può essere una comunità, diciamo, territoriale, che può essere una comunità di quartiere. Perché a volte, vedete, le persone dicono: ma perché io devo imparare come ci si documenta? Perché io devo apprendere la complessità dell'infosfera informativa? Perché per me information literacy non è clicca qui, clicca là in un OPAC, è anche clicca qui, clicca là in un OPAC, ma soprattutto è assumere consapevolezza sulla complessità dell'infosfera informativa che ci circonda, dei documenti che ci sommergono, da cui tutti siamo sommersi. Allora, secondo me è un'argomentazione importante che funziona nelle scuole, che funziona nei licei, che funziona all'università, è proprio questa, dell'empowerment. Cioè, una volta che tu sei in grado di documentarti, tu assumi delle, come dire, degli skill, delle attitudini, delle metaconoscenze che ti verranno richieste sempre e che ti saranno sempre utili per esprimerti, e che quando tu troverai un lavoro sarà la prima, a meno che, come dire, non apri una macelleria, che va benissimo, però, come dire, qualunque lavoro tu farai nel terziario, la prima cosa che il tuo boss ti chiederà è: trova un documento, informati su questo, questo e questo, ma domani, adesso. E tu dovrai essere in grado di capire da dove cominciare, avere un metodo, avere una forma mentis che ti permette di documentarsi. Allora, da questo punto di vista, l'aspetto teorico, scono, tutte le cose che abbiamo visto, precipitano alla concretezza. Allora, da questo punto di vista l'information literacy è importante, perché se noi riduciamo l'information literacy veramente a impara a usare l'OPAC, impara a usare la banca dati, gli operatori booleani, che per carità sono cose importantissime che tutti abbiamo sempre fatto, che tutti continuiamo a fare, onore agli operatori booleani, però, come dire, c'è una complessità, che è la complessità dell'infosfera informativa, che è veramente l'oggetto dell'information literacy ed è veramente quello che dà senso a questa cosa e che la rende importante. Quindi benvengano per esempio tutte le discussioni su appunto l'analfabetismo informativo, sulla necessità di essere in grado di esprimersi, sulla necessità di essere in grado di comprendere l'informazione veicolata attraverso un programma televisivo che ti fa, come dire, un grafico a torta completamente sballato. Quindi, cioè, l'information literacy, secondo me, ed è un focus delle biblioteche, come giustamente dice Cavaleri, anche per questa ragione. Perché noi riusciamo a, come dire, a motivare sull'information literacy, veramente facciamo un focus su questo tema, che è il tema dell'empowerment, che vale anche in università. Nel senso che lo studente deve essere in grado di, deve arrivare a essere in grado di scrivere un piccolo paper. Cioè deve essere in grado di conoscere tutti gli strumenti che non sono il copia e incolla della prima cosa che trova. Cioè la prima cosa che fa un tesista quando gli viene assegnato sulla tesi, qual è? Ma lo sapete tutti, è googlare il titolo della tesi. Che va benissimo, ma non funziona così. Allora, diciamo così, fornire empowerment vuol dire precisamente questo. Cioè permettere alle persone un domani di essere in grado di esprimersi in modo competente, informato e autorevole. A me aveva colpito molto quel... Mi sentite? Ah, di qua, scusa. Chiedo scusa. Allora, no, volevo dire che mi colpiva molto quello che diceva Cavalieri sul fatto della formazione di noi bibliotecari, perché mi sento un po' a volte, come dire, che mi lancio così in questa attività, no? Perché io mi ricordo anni fa feci un corso con Laura Ballestra che per me fu proprio illuminante, devo dire, e tra l'altro lavorando in una
biblioteca, diciamo, di economia. Per me fu il momento proprio iniziale, era da poco che lavoravo in questa biblioteca, insomma, e quindi venni a conoscenza, no, di questa attività di fatto e di una serie di competenze che appunto non avevo. E mi sono appassionata, no, a questa attività, anche mi piace molto poi lavorare con i ragazzi, quindi proprio anche nel servizio di reference venivo come dire, a contatto con i loro bisogni, le loro esigenze, che continuamente mi ponevano domande e quindi mi trovavo, no, a doverle in qualche modo soddisfare, eccetera. E ho iniziato un pochino a cimentarmi, no, in questa attività anche nella mia biblioteca. E nel corso degli anni, ecco, devo dire che ha avuto, come dire, un certo successo, non tanto per la mia capacità quanto proprio per l'esigenza da parte degli utenti di avere delle informazioni. E quindi ormai da anni organizziamo questi corsi, no, di information literacy, abbastanza sia per la laurea triennale che per la laurea magistrale, anche se a diversi livelli, come dire. E ripeto, ci vengono richiesti, quindi in parte riusciamo ad arrivare alle esigenze, no, di dare queste informazioni. Al tempo stesso mi rendo conto che ho un'esperienza pratica e non so quanto riesco a trarre conoscenza, no, da quello che è stato fatto, e anche come io stessa posso in realtà formarmi in modo più adeguato, non soltanto in maniera così pratica, no? Come dire, ho un po' un timore, nel senso che da una parte sì, uno riesce a dare, e dall'altra sento anche, come dire, delle carenze che mi piacerebbe colmare a volte, no? In modo più sostanziale, non so come dire. E mi trovo in difficoltà, devo dire, nel trovare dei canali di formazione adeguati, ecco questo. No, rispondo solo al fatto che noi come gruppo di Information Literacy ci siamo posti il problema della formazione. Ovviamente così come diceva Sandra Migliore, il problema è sempre la sostenibilità, cioè nel senso che come riuscire a farlo, quindi provvisoriamente era stato risolto con se ve lo chiedono individualmente ognuno lo può fare, come gruppo non siamo in grado. E devo dire che grazie anche al convegno delle stelline, insomma, il fatto che il tema abbia acquisito visibilità, cioè è aumentata la richiesta, cioè vengono a chiederci, cioè magari identificando lei, identificando me, identificando anche altri membri del gruppo, più se ne fa più ce le vengono a chiedere, e quindi come anche diceva Sandra Migliore, secondo me è una formazione a cascata, cioè sarebbe importante riuscire a formare i bibliotecari che poi magari formano gli insegnanti che poi lavorano anche in parte direttamente con gli studenti, eccetera. Sì, io ho fatto tanti ho fatto un bel po' di corsi anche con colleghi, però quello che emerge, almeno dal mio punto di vista chiaramente, è che la difficoltà della formazione in questo campo è che non esiste la possibilità di fare formazione generica, cioè si può avere formazione a insegnare, educare, però quella vale per tutte. Ma poi quando fai un corso di information literacy, i corsi di information literacy sono tutti calati nell'acqua, cioè non puoi fare un corso di information literacy dove non si nuota in una determinata pozzanghera, cioè non c'è una pozzanghera generale, ogni caso ha delle sue necessità e quindi tu devi essere capace di fare formazioni in generale, ma poi devi essere a conoscenze, avere le conoscenze su quello specifico campo. Quindi il vero problema è che non possiamo formare tutti in una botta sola, cioè c'è un livello in cui le università, i sistemi territoriali possono andare incontro alle esigenze, cioè fare dei corsi di didattica. Poi però quando hai fatto quelle 3 ore lì arriva il momento, la barriera: se faccio un corso di information literacy sulle risorse in architettura
devo essere competente, devo avere conoscenze in quel campo. Cioè l'information literacy è di necessità disciplinare, settoriale, contestuale, non c'è. Cioè, se no ricadi nel vecchio modello, quello che era la user education, sulla quale però incontri utenti che sì, ne hanno bisogno, ma in mezz'ora ti bruciano le tappe, quindi tu dopo mezz'ora devi essere in grado di andare oltre. Non che non devi farla, però è velocissima quella fase. Cioè in un'ora, due ore massimo hai già esaurito tutto. Se ti hanno dato un corso di 10 ore, le altre 8 devi sapergli spiegare che cos'è una serie statistica a numeri indice, qual è in valore assoluto o in valore monetario, i tassi di cambio e tutte queste cose, perché se non le sai il tuo corso è finito. Quindi non c'è possibilità altro che fare corsi per piccoli gruppi, però costano di più e quindi ci mortiamo la coda. L'unica soluzione è l'amministrazione mette a disposizione qualche soldo e allora si riesce a risolvere. Ma anche a me sembra che ci sia molto un problema di copertura istituzionale di questo tipo di attività. Non ne farei tanto un problema territoriale quanto piuttosto un problema di buona volontà dei singoli bibliotecari, che se sono motivati si autoformano e trovano le occasioni per mettere in piedi delle attività formative che poi magari sono anche ricevute bene dal contesto e possono ricevere dei riconoscimenti in termini di crediti formativi. Però altra cosa è l'appoggio istituzionale complessivo, no? Noi ad esempio all'Università di Torino alcune delle nostre realtà fanno della formazione agli utenti, in alcuni casi anche con riconoscimenti di crediti formativi, ma sono veramente demandate alla buona volontà di singoli bibliotecari che in quel momento sono lì, l'anno prossimo non si sa perché comunque gli incarichi ruotano. E quindi tutti quanti ci improvvisiamo un po' sulla base di un bisogno che avvertiamo nel contesto al quale cerchiamo di dare delle risposte. Naturalmente più si riesce a fare sistema all'interno dell'università, sul territorio, all'interno dell'AIB, meglio è, perché io credo che ripartiamo tutti sempre da zero o quasi, costruendo dei percorsi didattici che sono poi molto simili, che potrebbero essere messi in comune con poco sforzo in modo tale poi da sviluppare poi delle specificità, ma da avere comunque anche un core condiviso. Noi invece siamo sempre tutti mossi dall'emergenza. Anch'io quando ho cominciato a formare i miei studenti non è che abbia fatto una grossa fase di riflessione a monte, c'era bisogno di formare gli studenti perché mi rendevo conto che venivano tutti i giorni a chiedere le stesse cose, dico cominciamo a metterli in un'aula e a dirgliele in una dimensione di classe, l'offerta incontra una domanda e quindi si sistematizza, poi poco alla volta si cresce, si crea il corso su Moodle, si fanno delle cose, però l'approccio è sempre talmente bottom up che veramente si fa un pezzettino alla volta. Riuscissimo a sistematizzare un pochino di più, secondo me sarebbe un grande risultato. Ok, cosa dite? Possiamo anticipare la conclusione del nostro incontro, che è stato molto interessante, molto ricco, come si dice in queste circostanze, e che si colloca su un percorso che non inizia certo oggi, ma di cui forse oggi abbiamo messo un'altra tappa, proprio mentre parlavamo, a me è venuto, sono venute una serie di idee, sia come direttore di biblioteche oggi, sia come editore, vediamo se riusciamo a dare più stimoli alla produzione in questo campo. Adesso con Piero dicevo guarda, a settembre abbiamo un numero dedicato al rapporto biblioteche-scuola, questa vostra esperienza, ci puoi dare un articolo, no? All'interno di altri articoli che tratteranno altri aspetti, stesso invito lo rivolgo a Sandra per esempio per questa loro esperienza, però mi piacerebbe anche poi continuare a riprendere alcune altre cose che ho sentito
prima per vedere se si può sviluppare. Naturalmente io non questo è il mio mestiere, faccio il direttore editoriale di una casa editrice, faccio il direttore di una rivista professionale e su questo terreno posso agire, faccio anche il responsabile di un convegno che è quello delle stelline, dove effettivamente questo argomento è già entrato e potrebbe diventare ancora più centrale. Poi ovviamente l'AIB mi sembra che stia facendo la sua parte, che è un altro tipo di parte, perché significa formare i bibliotecari eccetera, è un gruppo di lavoro che dopo di studio a cui hanno fatto cenno due colleghe più volte, e poi credo che i soggetti siano anche altri, credo che ci siano di mezzo a seconda delle varie istituzioni, per esempio l'università, ho sentito nominare il CRUI, probabilmente anche lì credo che ci siano altri soggetti, altri attori che devono svolgere un ruolo in questo campo per cercare di spianare un po' la strada. Però insomma io sono abbastanza soddisfatto, perché credo che sia un argomento, un tema che non è così misconosciuto e disconosciuto, è un tema che sta radicandosi quantomeno nella cultura professionale, ma forse non solo. Ok, grazie e alla prossima.